Giornata di festa lodi per i cani, ma soprattutto per i loro padroni. Gli uni e gli altri si sono ritrovati in Piazza Castello per iniziativa dell'Associazione Amici degli Animali per dar vita ad una passeggiata in centro. Meta finale, Palazzo Broletto, sede del comune. Scelta non casuale perché proprio contro l'amministrazione comunale, gli Amici degli Animali hanno ottenuto un'importante vittoria legale. Il giudice di pace di Via San Ferreole ha infatti sentenziato che è illegittimo da parte del comune impedire ai cani accompagnati dai loro padroni di passeggiare nei parchi e nelle aree verdi di proprietà pubblica. Una doccia fredda per l'allora assessore comunale Andrea Ferrari, che aveva difeso a spada tratta la decisione dell'amministrazione pubblica. Ora gli amici dell'uomo a quattro zampe potranno attraversare parchi e giardini senza che i loro padroni incorrano in sanzioni e rimproveri. Con un'avvertenza dovranno essere rispettate le regole civili ed igieniche più elementari, a partire dal raccogliere le deiezioni dei cani. Su questo argomento vi è da dire che a Lodi restano ancora troppi padroni di cani che fanno finta di nulla quando i loro amici a quattro zampe si liberano l'intestino senza per questo incorrere nelle sanzioni dovute.